Non credo. Vabbè, questo però mi pare, io non credo. Buongiorno. Prego. Adesso noi facciamo le giunte estreme, non dico che siamo seguitissime, ma comunque dobbiamo avvisare. Ecco, vi pregherei adesso chi può stare, che stia, chi ha da fare, ecco. Noi inauguriamo con Siemens una pratica che vorremmo seguire per tutto l'anno, con un certo numero di aziende, insomma, quelle che sono disponibili, insomma, tra le più grandi, tra le esperienze più significative, e cioè quella di accogliere qui in sala giunta alla fine della riunione, ma ancora in seduta, diciamo, formale, quindi anche in streaming, il capo azienda, l'amministratore legato, insomma, lavorando insieme per un po', diciamo, una mezz'oretta. E poi, diciamo, una conferenza stampa tradizionale che si svolge alle 13.30, che presenti TV e stampa, insomma, l'informazione, consentire appunto, in questo caso voi, di presentare l'azienda e di rispondere anche a domande. Il motivo per cui abbiamo cominciato da Siemens è abbastanza evidente, insomma, perché tendenzialmente affronteremo casi anche molto, diciamo, attuali. Siemens si è insediata da dopo le feste estive agli Azzelli, ma ha scelto come giorno simbolico della presentazione una giornata di questa settimana, mi pare mercoledì, siamo stati presenti nei suoi cucinelli e Dio, mi pare anche una cosa di un certo rilievo. È evidente che questo poi sta dentro un processo delicatissimo di cui tu stesso hai parlato nell'introduzione, devo dire anche in modo non diplomatico ma molto diretto. Anche efficace. Volevamo anche dire che adesso noi 6 saremo dal ministro Carozza per altri motivi, ma insomma, sarà anche un'occasione per affrontare un po' un tema, perché accanto alla decisione dell'università poi c'è un altro che è tutto interno alla pubblica amministrazione, cioè per quanto tempo queste risorse possono essere disponibili. Quindi credo che siamo arrivati un po' a un punto, come dire, conclusivo. No? Tanto questo è di fatto l'anno ultimo, diciamo, di lavoro nostro come giunta, perché si voterà verso il 20 marzo del prossimo anno, ma poi il Consiglio si scioglie con un certo anticipo, quindi diciamo che con l'anno noi concludiamo il lavoro di fatto. Insomma, poi come sai è anche l'anno che conclude il lavoro del rettore, no? Credo 31 di ottobre, quindi insomma abbastanza evidente che siamo in una fase più delicata. Insomma. Vabbè, ringraziamenti a te per essere venuto, alle tue collaboratrici, ringraziamento a Siemens per aver mantenuto a Genova un centro di competenza così importante, raggruppando in un'unica sede una serie di attività che erano divise in vari punti della città, cresciuti negli anni in cui c'era bisogno di una crescita, seguire una crescita anche molto tumultuosa. Dopodiché non aggiungerei altro, dare la parola a te, magari poi se i colleghi hanno piacere di interloquire, penso che tu sarai disponibile. Allora, grazie per questa opportunità, è un fatto nuovo anche per noi, normalmente interagiamo, no, sempre con la politica, con i comuni, con le regioni, con il governo, però è stato un fatto nuovo per essere lì, parlare davanti a una giunta regionale, ma accolto questo invito del Presidente Morlando con piacere anche interesse. Fatemi presentare prima di parlare della Liguria, quindi noi qui che, come diceva prima il Presidente, abbiamo appena traslocato e inaugurato questa nuova sede degli Azzelli. Due numeri, giusto due, per dirvi
cos'è Siemens, chi è Siemens, credo che lo sappiate tutti, cos'è Siemens nel mondo, in Italia, poi parliamo di nuovo in Liguria, mi prende solamente due. Siemens nel mondo vuol dire 380.000 dipendenti, vuol dire 80 miliardi di fatturato, vuol dire 50.000 dipendenti in ricerca e sviluppo, e vuol dire qualche centinaia di fabbriche nel mondo. Quindi, numeri no, pesanti anche solo da ricordare. In Italia molto meno, però significativi. In Italia siamo 3.800-3.900, sono anni che non riduciamo personale, e diciamo il mio punto di orgoglio, e quindi siamo a 3.800-3.900. Siemens Gruppo in Italia fattura a un ordinato di 2 miliardi, che sono pochi rispetto agli 80, ma ci mettono al settimo posto come paese all'interno della galassia Siemens, preceduti ovviamente da paesi per i quali non possiamo mai competere, come gli Stati Uniti, la Cina, la Germania, questo sarà per dire che per ovvi motivi di scala, però i nostri 2 miliardi li prendiamo con strettamente. Abbiamo due sedi operative, due quartieri generali a Milano e a Genova, questa è già una peculiarità. Poi abbiamo 5 filiali, Roma, Torino, Bologna, Firenze e Padova. Abbiamo dei centri di competenza, 4, e su questo lasciatemi spendere due parole perché due dei 4 sono qua. Per noi è importantissimo aggiungere, lo dicevo l'altro giorno in conferenza stampa, alle attività di business tradizionale, che sono attività commerciali e di service, aggiungere la competenza. Perché la competenza garantisce il futuro, la competenza ti apre al mondo. Le attività commerciali sono per loro natura confinate nel territorio del paese o dei paesi di nostra responsabilità. Io ho la Grecia, oltre all'Italia, quindi ho un'area geografica un po' più ampia. Il centro di competenza ti fa andare oltre i confini geografici, ti fa andare oltre i confini anche di conoscenza delle problematiche di mercato. Questi centri di competenza sono in Liguria due, uno è quello del MES, ex Orsi, quindi il digital manufacturing, tutti i sistemi informatici a sostegno dell'automazione di produzione, dove per produzione si intende sia quella che noi definiamo discreta, quindi a pezzi, tipica è l'industria automobilistica, il tipico cliente ovviamente gruppo Fiat e Ferrari. L'altro tipo di automazione è l'automazione di processo, che riguarda l'industria alimentare, Ferrero, come esempio su tutti, oppure l'industria farmaceutica, che in Italia è diventata poca cosa. Quindi questi sono nel centro di competenza di manufacturing, sempre a Genova, sempre nella stessa sede, sempre come una eredità dell'acquisizione Orsi, abbiamo Energy Automation. Tutti i sistemi di controllo e impiantistica di tecnologia all'interno di una centrale elettrica, con esclusione della turbina, che è il cuore del sistema. Questo ci porta, per fare un paragone molto locale, a lavorare con Ansaldo Energia come cliente e non come competitor. Dove noi andiamo a fare chiavi in mano nel mondo, Siemens Energia ha un quota di mercato del 38-40%, tendiamo a fare in alcuni paesi chiavi in mano. In Italia, per ovvi motivi anche di accordi che c'erano con Ansaldo, ancora oggi molte centrali di Ansaldo, fatte non più in Italia perché non c'è più mercato, ma fatte nel Nord Africa, Sud America o nel Middle East, vengono poi equipaggiate con motore a saldo per tutta la tecnologia. Sì, al di là delle discussioni che ci furono sulla posizione nuova di saldo rimane per noi un importante cliente in piazza, avendo noi anche qui il quartiere centrale. Un altro centro di competenza nuovo, che non è qui a Milano,
è quello dell'infrastruttura dell'auto elettrica. Sono molto fiero di questa cosa perché c'erano tanti concorrenti interni, ma la casa madre ci ha assegnato questo centro di competenza mondiale che nasce da una collaborazione con Enel. A Genova mi pare che ce ne siano un paio di colonnine, molto molto sperimentale ancora. Noi ci crediamo, abbiamo sbagliato tutti le previsioni di crescita dell'auto elettrica rispetto all'auto tradizionale, ma le abbiamo solo sbagliate non nella quantità ma nella tempistica. Noi avevamo calcolato, il mercato calcolava su 40 milioni di macchine, un 10-15% di macchine elettriche subito. Non è accaduto questo. Non è accaduto, ma accadrà. E quindi dall'Italia stiamo già lavorando con Enel, in Spagna, in Cile, in altri paesi del Sud America, e questa è la terza competenza forte di Siemens in Italia. La quarta, Silvia, credo sia Cairo, quindi siamo di nuovo in Liguria, siamo a Genova, e la fabbrica Trench di trasformatori di precisione. Quanta gente avete? 160. Senza il tre. Sono stato in consiglio di amministrazione. Mi hanno preso a Pomodoro in faccia perché mi dicevano che non mi capo neanche la domanda. Però ho detto che la compagnia la stazione del Nomoragno. Quindi anche Cairo, che è un po' la geografia Siemens, è un posto un po' remoto, un po' isolato, è il centro di competenza europeo di trasformatori ad alta tensione di misura, e quindi vendiamo non solo attraverso Terna e altri operatori nazionali, ma abbiamo i mercati di sbocco del Middle East, del Nord Africa, dei mercati del Nord Europa. Quindi creiamo valore non solo sulle attività locali, ma anche sulle altre attività. Questo è il quadro generale di Siemens in Italia. Dove operiamo? Operiamo in quattro settori, che sono il settore industria, che riguarda l'automazione di processo, l'automazione discreta, quindi sia hardware, controlli automatici, sia software, quindi MES o PLM. Mercato tipicamente privato, quindi un mercato che ha sofferto un pochino meno dei mercati pubblici, un pochino meno. Nella piccola e media impresa ha sofferto di più per credito. Però un mercato privato, un mercato che fino alla metà della crisi pagava, adesso si è un po' allineato anche al bad habit della pubblica amministrazione, però rappresenta più o meno il 50%. Sei in casa nella PA che adesso paga puntualissimo. Adesso pagano. La nostra, no? Sì. Teniamo la nostra. Tutti sotto controllo. Quindi il cliente principale è il gruppo Fiat, ovviamente, con cui abbiamo fatto, stiamo lavorando in Brasile, in Serbia, in Polonia, e poi tutta la parte delle macchine utensili, che è sempre stata una grande forza prerogativa dell'industria italiana, il nord-est soprattutto, della Lombardia. Questa è la parte privata. Poi abbiamo un settore energia, che si occupa di energie tradizionali, quindi fossili, e energie rinnovabili, soprattutto la parte wind, più sistemi di trasmissione dell'energia e le interconnessioni. Sono molto popolari adesso tra pezzi di coste dell'Europa. In Italia stiamo ancora aspettando da anni il piano energetico nazionale, l'ultimo risale a 25 anni fa, credo, dove le tematiche energetiche erano ancora il nucleare, non c'erano le rinnovabili, c'era il gas che stava prendendo il piede sostituendo l'olio, però 25 anni sono un'enormità rispetto a come è evoluto il mondo. Oggi parliamo di shale gas, parliamo di tante cose nuove che 25 anni fa non esistevano. Il terzo settore è quello che chiamiamo infrastructure and cities. Infrastrutture vuol dire infrastrutture locali e infrastrutture nazionali. Le nazionali sono per noi i porti, gli aeroporti, la dorsale elettrica delle ferrovie dello Stato,
I locali sono, rientrano nel progetto che voi conoscete, di Smart City, dove Genova ha giocato un ruolo importante da subito, perché noi siamo stati i primi a siglare con allora sindaco Marta Vincenzi il primo protocollo d'intesa sullo studio dei building storici. Vi ricordo in 30 secondi cosa vuol dire Smart City. Vuol dire rendere intelligente, quindi più flessibile, più economica, più facile all'uso, tutta una serie di cose. Quindi si declina poi nello smart building, quindi l'edificio intelligente, cos'ha di intelligente, ha i consumi che sono inferiori, ha la produzione di CO2 che è inferiore, ha i costi di investimento per la gestione del building che sono inferiori. Sulle infrastrutture nazionali lo smart è il green hospital, il green airport, il green harbor, tutto quello che va nell'ottica dell'economia verde, senza slogan, con delle applicazioni tecnologiche, delle soluzioni tecnologiche e sempre accompagnate da un quadro economico macro di investimenti, punto di break even e ritorno per questi. Noi da anni ci stiamo occupando di città, all'estero e in Italia. Devo dire che Genova ha risposto subito, molto, molto bene, assieme a Torino, assieme a qualche altra città, dove ho trovato invece molto, diciamo, disattenzione, è stato nelle grandi città, principalmente Milano. L'ultimo settore di interesse nel quale operiamo è quello del healthcare, quindi quello della sanità, è un settore pubblico-privato, molto più pubblico, non privato. Il mercato è un mercato più o meno stabile, ovviamente sempre particolarmente difficoltoso per aspetti finanziari e anche burocratici, rimborsi, cose che voi conoscete. Questo è il tema generale. Una parola su quelli che sono state le nostre analisi strategiche. Noi abbiamo studiato qualche anno fa, abbiamo avuto la pretesa, operando nel mondo, di studiare dove sarebbe andato il mondo. Quindi insieme anche in università prestigiose, gruppi di studio, cerchiamo di capire quelli che sono i mega trend, il pianeta dove va a parare prima 25, poi nel 2050. Quindi abbiamo studiato il cambiamento demografico, quindi l'impatto del passaggio da 7 a 9 miliardi di abitanti sul pianeta, che non è un fatto banale, anche perché poi questa crescita sarà, ed è già in alcuni paesi, in parti del mondo, l'urbanizzazione, quindi la crescita demografica porta anche una concentrazione di all'interno delle cosiddette megalopoli, che saranno sempre più mega, la globalizzazione, il cambiamento climatico e l'invecchiamento della popolazione. Se io ho provato qualche volta a fare delle presentazioni che tenessero conto di tutti questi fattori, il quadro che mi viene fuori è drammatico. Perché, faccio un esempio, immaginate una città che da queste dimensioni diventi le dimensioni di questo tavolo, quindi incremento demografico, che abbia una vita media, un'attesa di vita media di 100 anni, che abbia le stesse strutture di trasporto, di accoglienza attuali, sarebbe un girone del tempo. Questa è una descrizione un po' così filosofica, neanche lontanissima. Neanche lontanissima. Cioè, pensare a città che noi l'aspettativa di 1100 anni è calcolata in 160 anni. Però oggi, se pensi a una città che già ha 20 milioni di abitanti, che rischia di andare a 30, 40 milioni, c'è il rischio del collasso del traffico, della mobilità, dell'assistenza sociale, della medicina. Quindi abbiamo fatto questi studi, da lì abbiamo derivato le nostre solution portfolio, i nostri piani industriali, per dire nei quattro settori che vi ho appena citato andiamo a competere in questa direzione. In più stiamo valutando come
ulteriore piano strategico che presenteremo a maggio quest'anno, quello che chiamiamo la digital transformation, perché in realtà, mentre l'ultima rivoluzione tecnologica è stata quella della rete, che ha reso sempre più connessi tutti attraverso determinati device, adesso anche nel si parla tanto di 2.0, l'industria parla di 4.0, che è la quarta rivoluzione da tempi, diciamo, della produzione delle prime fabbriche del Regno Unito. La digital transformation riguarderà tutti i settori tecnologici di cui ci occupiamo, almeno quelli di cui ci occupiamo noi, penso agli ospedali, oggi se c'è un luogo poco informatizzato, l'ospedale, una volta che hai fatto l'accettazione, tutta la scienza finisce lì, perché poi si continua a fare cartelle cliniche di carta, a fare distribuzione dei farmaci manuali, ma nel modo... Per esempio San Martino noi con la dose unica tutto informatizzato. Sì, però se guardi la sanità nel mondo, con le PACS, noi gestiamo le immagini, cioè gestiamo lo scambio di immagini in rete tra i diversi ospedali. Quindi questo è un po' il tema attuale, la digital transformation. Adesso veniamo, io ho scritto Genova, si messa Genova in Liguria, una storia di successo. Direi di sì, è significativo che... Buongiorno. Arrivederci. È significativo che qui Siemens impieghi 850-900 persone, essendo la seconda sede di importanza dopo Milano. Ecco, una discussione in giunta, ci siamo scambiati le opinioni. A Genova voi avete avuto punte più alte di questi occupati o più no, o meno siamo... Mai, no. Dall'acquisizione di Orsi in avanti, abbiamo sempre tenuto questo. Abbiamo incrementato utilizzando, noi usiamo anche dei operatori esterni a contratto di tre anni, che peraltro noi consideriamo come dipendenti, perché sono fisicamente integrati all'interno della struttura. Quindi avete smesso di crescere, ma non siete diminuiti, se posso... No, allora inizialmente, come diceva la collega, inizialmente siamo cresciuti. Sì, negli ultimi tempi. Negli ultimi tre anni abbiamo smesso di crescere per motivi di conto economico e contiamo di tornare a crescere. Però diciamo non avete avuto un problema di... No, non abbiamo avuto il problema, come dicevo l'altro giorno, nelle grandi aziende c'è competizione anche interna. Per il fatto di avere un centro di competenza vuol dire che per voi stare, non è perché qui c'è solo il mare... E la competenza o la competizione in questo campo, verso quello che noi diciamo qui, negli anni, quando mi sono occupato io per questo progetto, era sempre più intensa e c'erano sempre più interessi. Vi cito la Romania, un centro di calcolo che sta crescendo tantissimo in Bulgaria, a Sofia, perché questi paesi hanno, mi dicono, hanno degli skill informatici elevatissimi, quindi hanno dei laureati a basso costo, con le competenze informatiche, non parliamo quindi di manodopera, diciamo, blue collar, per non parlare poi del fenomeno India, dove tutti noi siamo, tutte le aziende, sono Bangalore, non per gestire le linee verdi o i centralini, che questo vuol dire è bassa occupazione. Europa ci fanno in Irlanda o a Praga. Questa è competizione vera. Quindi dobbiamo essere più bravi. Noi ci siamo, questo è il motivo per rispondere alla tua domanda, dove possiamo crescere e dove riteniamo di essere più bravi, che è ad esempio il food and beverage. E noi qui abbiamo, a partire da Ferrero, sviluppato dei verticali software per l'industria alimentare. Quindi, Barilla, ad esempio l'ultima fabbrica Sughi di Parma, che è stata inaugurata dal ministro Monti, è 100% automatizzata. Ferrero, Barilla, io ho visto la produzione della Nutella, è una cosa
semplicissima a vederla, ma complicatissima a gestire, perché devi solamente impostare quanti chili, 100 kg di Nutella, e il processo automatico ti sceglie quante nocciole, quanto cacao, e sono industrie che rappresentano bene la qualità italiana. Ferrero è un mondo, sì. È un top. Stiamo lavorando molto, non in Italia, ma da qui nel mondo, sulla birreria. Non ho mai visto un processo di birreria, però so dai risultati che le birrerie hanno. Lavorate con... Sì, lavorano. No, l'automotive, Fiat ovviamente, ma anche Ferrari, la Red Bull è progettata tutta con sistemi... Red Bull nel senso di automobile. Nel senso di automobile. Non di bevanda. Non di bevanda. La Red Bull, infatti, c'è un piccolo marchio simile. Una scocca. È progettata. Troppo bravi, se no. Questi giorni è partita male a Gheresto. Però lavoriamo anche con Ferrari. Infatti mi diceva un collega, noi che andiamo sempre bene, perché basta che non vinca la Mercedes, tutti gli altri hanno qualcosa di noi. Quindi questi sono. La Mercedes con chi lavora, per curiosità, non sai. No, non posso dire. È singolare che la Mercedes. Noi lavoriamo con la McLaren, la Red Bull è tutta la che non lavori con Siemens. Non è andata bene la McLaren. La Mercedes, caso automobilistico, lavora con Siemens. La Mercedes Formula 1, no. Vabbè, poi è singolare, a suo modo. Quindi, ecco, questi sono, diciamo... Anche se la Mercedes automobilistica non ha mai raggiunto le vette, per un paio d'anni, poi dopo. Per chiudere... c'è qualche curiosità, con piacere, volevo citarvi, uno l'ho già citato, dei progetti presenti e futuri in Liguria. Allora, il presente è quello tra il Comune di Genova e noi, sugli edifici intelligenti. Abbiamo fatto uno studio di Energy Performance a Palazzo Albini, abbiamo fatto una proposta tecnica, uno studio che ha portato una proposta tecnica di investimento e di risparmio. E adesso il Comune manderà in gara questa nostra proposta tecnica, fare ovviamente una gara aperta a noi e ad altri, dove si dovrebbe riuscire a fare questo primo intervento sul palazzo, molto antienergetico, soprattutto noi operiamo sul caldo e sul freddo e sulla parte di illuminazione. Lì è veramente antienergetico, mi dicono, sulla parte freddo. Ci sono tanti, troppi condizionatori, tutto vetro, e l'estate qui è abbastanza calda, infatti ci sono delle cose da correggere. Un altro progetto che presenteremo fra 15 giorni, nato al campus di Savona con l'Università di Genova, è quello che si chiama Polygeneration Smart Grid, che è un sistema micro, quindi un sistema riservato a delle aree geograficamente isolate, come isole o piccole, come può essere un campus universitario, dove si va a controllare i consumi e le produzioni, a regolare questo bilancio energetico e a fare in modo che l'area in oggetto sia per percentuali elevatissime indipendente dalla rete nazionale. Questo magari all'amico Cattaneo di Terna non è mai piaciuto, adesso stanno cambiando idea. Le zone remote, quindi anche quartieri, perché l'obiettivo che io ho in testa su Savona, una volta che l'università avrà validato e testato questa funzionalità, uno la può estendere alla città di Savona, che comunque è una città di 70.000 abitanti, quindi non è. Mi risulta, ne parlavo con il professor Delfino questi giorni, che è il primo caso in Europa, ed è pronto perché fisicamente funziona, inauguriamo settimana prossima, tra 15 giorni, e forse anche uno dei primi al mondo, tant'è che ho già avuto una delegazione maltese a Savona che vuole implementare il nuovo governo maltese nell'isola, in un pezzo dell'isola, e fra 15 giorni verranno i greci, che ovviamente ma consisterebbe nel fatto che non ci porti l'energia ma la produci localmente. La produci
controlli i tuoi consumi in base a quanto produci, per cui c'è lo storage, perché uno dei limiti grossi delle rinnovabili che funzionano alternativamente. Il vento, quando non c'è il vento, non funziona, e il solare non funziona di notte, o funziona meno d'inverno che non d'estate, insomma, sono concetti banali. Quindi uno dei trucchi è di immagazzinare l'energia che produci e usarla quando ti serve. Anziché darla a Cattaneo, anziché perderla. Uno dei problemi dell'energia nella trasmissione è che una volta che l'hai prodotta, anche bruciando gas, o la becchi o ti scappa via. E quindi questo sistema è un sistema... Sarebbe un local storage. Sono dei grossi container di batterie. La tecnologia che è prevalentemente giapponese, noi stiamo testando anche FIA, ma non stiamo testando i giapponesi, ha fatto dei progressi enormi. Le batterie sono rimaste al palo per 50 anni, perché tecnologicamente erano le batterie dell'automobile. Classica batteria 12 volt, 24 volt. Con le rinnovabili si è sentita l'esigenza, a Savona abbiamo installato un container, con dentro le batterie che toccano più di un quartiere di Savona sarebbe alimentato così? Probabilmente un quartiere. Allora, mi dicono che il campus di Savona è assimilabile a una città di 10-15 mila abitanti. Come consumi. Quindi un quartiere di Savona potrebbe essere un 20.000 abitanti. Però lo puoi dimensionare in più. Ma questo esperimento qui lo fate sul campus voi? Questo facciamo sì, sul campo. All'interno del campus, dove c'è però una piccola turbina a gas. Ci sono delle pale eoliche, c'è lo storage, quindi le batterie, c'è due colonnine di ricarica della macchina elettrica. Quindi simuliamo e ci sarà un edificio nuovo che sarà al carico, quindi dei consumi di luce e di energia. Io ci conto molto, mi fa piacere che sia in Liguria, ci conto molto perché è un modello. Cioè, per Siemens può diventare un modello replicabile. Italia, te che stava già vedendo l'isola d'Elba, altre zone molto, anche montane. Quindi per capirci, diciamo, se tu avessi una zona montana che funziona così, potresti non tagliare la rete elettrica, o tenerla come backup. Oggi noi stimiamo 90 di autogestione, 10 di rete. Quasi. Ti faccio un esempio di qua, la Valborghina, dove hai 2-3 industrie, ogni popolazione e tutto, potresti renderla. E voi considerate che produrre energia in quel modo sia più economico in un altro modo? È più economico perché minimizzi gli sprechi, utilizzi tutto quello che hai prodotto e sai quanto hai prodotto e quanto hai consumato. No, perché mi vengono subito due considerazioni. Una, che tante imprese ci dicono andiamo via perché qui l'energia costa troppo, energivore, capisci che poter dire paghi non so quanto per cento di meno, sarà un fattore di competitività pazzesco, no? Tu veto, per esempio, no? OCV. Credo che non sia impensabile fare un programma europeo sull'energia in cui... No, ma la parte energetica è dentro tutto il filone del polo di innovazione di Savona, che è dentro... Sì, c'è il consorzio Battaglia, insomma. Sì, sono dentro. No, ma questo è il potere dimensionare consumi e produzione è fondamentale. Per il risparmio, che alla fine è ricaduta anche per l'ambiente. E l'altra cosa che interessa molto a noi sono gli ospedali. Infatti, gli ospedali, anche loro sono dal punto di vista energetico. L'ospedale vecchio, se tu vai a Liguria, quindi Galliera, diciamo, peggiore probabilmente, ma anche San Martino, anche Santa Corona. Sì, ma Galliera adesso c'è una fase, mi è venuto in mente subito Galliera, ma c'è una discussione in atto, si deciderà presto se si spostano o no, sono sposti non vale la pena. No, io dicevo, queste due sperimentazioni che ci va a gola adesso
si intersecano benissimo con tutto il lavoro dei prossimi fondi europei. Esatto. Sì, no, infatti noi li stiamo seguendo anche perché noi avremo da un lato meno vincoli nel sostenere anche finanziamenti la grande industria. In passato avevamo questi vincoli qua e io credo che oggi un'attenzione in Liguria alla grande industria dobbiamo metterla, perché è da quella che poi ne discende ricaduta anche un beneficio su, sulle filiere, sulle altre tipi di attività. Avremo risorse per quanto riguarda il settore energetico, abbiamo obiettivi per la Liguria forse fin troppo ambiziosi che ci hanno assegnato col burden sharing, quindi di rapporto tra consumi e produzione da rinnovabile, e siccome sulla produzione da rinnovabile difficoltà ce ne sarà, la grande battaglia è quella di contenere i consumi, efficientando, riducendo, quindi queste idee qua di sostenere condomini intelligenti, palazzi intelligenti, che dovete poi avere risorse a partire dal grande patrimonio pubblico che abbiamo. Quanti mette nel prossimo? Come? Quanti soldi metteremo nei prossimi fondi europei su questi temi qui? Energia. Bisognerebbe sapere innanzitutto quello che abbiamo sull'energia, credo che ci potranno picchiare 70-80 milioni di euro, che però poi si incrociano anche sulle risorse che avremo nel campo della ricerca, perché tutta la parte che si sta svolgendo oggi all'Università di Savona può incrociare finanziamenti dall'altra parte. Quindi tutta questa partita di come efficientare, come consumare meno e meglio energia, e come fare in modo che, in modo particolare, il patrimonio pubblico che la Regione ha, penso alla sanità, ma basta chiamare Giovanni qua e lì c'è un'altra quantità di patrimonio immobiliare pubblico dell'edilizia residenziale, dove ci sono problemi seri dal punto di vista dei processi di efficientamento. Credo che dovremmo giocarci molto lì. Beh, pensa Begato. Il trucco è nella gestione dei dati. No, l'elemento fondamentale di queste microreti è l'intelligenza che hai come scopico. No? E quindi partendo dal contatore digitale, che in Italia siamo il primo mondo grazie a Enel, alla gestione dei dati a Savona, ad esempio, alle 8 di sera automaticamente vengono scaricati nel sistema le previsioni del tempo dei prossimi 3 giorni. Perché questo? Perché l'intelligenza del sistema ti dice se è nuvolo, che hai un consumo, hai una produzione, se è Ferragosto e c'è sole, ne hai un'altra. E quindi guidi anche i consumi dei building a seconda di quello che pensi di produrre. Per cui c'è una gestione di dati, sono sistemi controllati. E poi pensa nei condomini dove c'è il scanner centralizzato e sono quelli che vanno via. Quelli che vanno in vacanza, quelli che sono in casa. Quelli. Anche la domotica, c'è la Loni, Indesit, crisi per la questione del mercato, però alcuni stanno studiando questi elettrodomestici intelligenti. Dopo la vostra video non parte quando glielo dici tu, parte quando vuole lei, perché c'è una misura e ogni giorno parte un'ora diversa. Perché ci sono anche i costi dell'energia secondo le fasce. Questa è l'intelligenza che è un tema affascinante. L'ultimo tema poi, perché io ho rubato il tempo che mi avete dato, è quello dei porti. Quello dei porti, dove per porti noi intendiamo anche lì, non la presenza di Santa Gaia, ma aree di intervento tecnologico. Una è l'automazione delle gru, stiamo lavorando con la Ligure, APM Termico, che fa parte gru. Uno è l'elettrificazione delle banchine, che è un tema importantissimo. Fate voi lavoro con la MESC. Noi abbiamo preso un ordine adesso di 8 milioni di euro per fare sull'automazione delle gru, per la MESC APM. Perché MESC è poi uno dei gruppi al mondo più grossi. Nel campo dei container, certamente. Nel campo dei container, c'è un progetto di base interessante. Nel senso di trasporti, nel campo della gestione porti, non lo so. Loro, PSA, non siamo lì. Poi c'è l'elettrificazione delle banchine, che è un tema che verrà anche regolamentato dalla comunità europea. Ne ha fatto uno, che forse avete partecipato, no, non so. Qui a Genova sì, ma non abbiamo francese. Il tema del, noi chiamiamo ship link, cabine di media tensione, degli invertitori, per collegare le navi, ma non solo le navi merci, le navi da crociera, Savona,
traghetti alla rete elettrica quando sono in porto, anziché produrre rumore e consumare gasolio. E poi c'è tutta la parte della logistica dei porti, che va dallo scarico dei container alla ridistribuzione attraverso rete ferroviaria, attraverso magazzini di logistica e così via. Questi sono poi le città, gli ospedali, uno dei nostri settori. Ma quindi voi su per Genova avete fatto lo studio, ora se c'è la gara sul vostro studio? Noi abbiamo ricevuto una lettera di conferma del comune sul building, che ritiene interessante il nostro, cioè è un sistema tipo project financing, un nome bonus semplificato. Perché lì è tutto il tema giuridico di chi fa uno studio e poi se può partecipare. Infatti lo stiamo... Per noi una cosa del genere per San Martino ci interessava moltissimo, quindi bisogna vedere però che... Infatti io ho ovviamente i pareri legali per quello che valgono, per poi... No, perché la pubblica amministrazione servirebbe molto avere uno studio di base che permette a gara, ma se quello che ha fatto lo studio può partecipare alla gara... Questo per noi è sempre stato chiaro, perché non essendo noi una società di consulenza, il nostro obiettivo di business è vendere, non è quello di fare gli studi. Se lo studio a titolo di investimento è propedeutico alla partecipazione alla gara, allora va bene. Ed è quello che stiamo sperimentando con la città. Ma probabilmente sarà una cosa tipo project, una cosa del genere. È un project financing con Merloni. Perché poi lì può arrivare il competito. E il promotore puoi lanciare a parità quello che dica il promotore. Sì, il promotore ha un vantaggio oggettivo, che è quello di aver fatto lui lo studio. No. Per cui noi conosciamo meglio i punti di Palazzo Albini che non un concorrente, però fa parte di... Beh, come promotore no, per la pubblica, nel senso stretto, costruzione, gestione, un buon passaporto, uguale. Bene, io penso di avervi detto così in sintesi. Ti ringraziamo molto. Attenzione. Dunque, le cose si svolgono così, che di solito c'è sono le televisioni, per dirla in termini più semplici, che chiedono la battuta, no? Sì. Perché poi, diciamo, ovviamente loro sono interessati ad avere... Non parlo di università. No, per me puoi parlare di gruppo. No, dico, loro sono interessati ad avere un piccolo frammento della conferenza, delle cose da dire, che mandano, come dire. Loro l'hanno sentita, no? Non credo, non credo. Sanno già qui, sì. Ah. E, poi, insomma, quando sanno che poi possono averti a disposizione, lo fanno direttamente. E poi, invece, in una conferenza stampa in cui noi parleremo anche di altre cose a meno, diciamo, si può dire, ti faremo fare la prima parte, vedi tu quanto parlare, diciamo dai 5-10 minuti, penso, no? E poi naturalmente loro possono fare domande che fanno copiosamente, se nel momento di tensione, nel momento come quello di oggi, forse quella loro. Poi, se fossero un problema farebbero più. Sì, sì, insomma, è chiaro che quando verrà un saldo di energia per capire cosa fanno dopo, che sennò è forza strategica. Sì, è chiaro. Sì. Verrà 2 settimane, anche perché ha un'azienda quest'anno che fa una cosa completamente nuova. Poi noi continuiamo con altre cose, ovviamente ci vediamo, non c'è senso in quello. No, nel senso che è da fare. Oggi parliamo di edilizia pubblica, per 5 giorni a Genova, parliamo di edilizia pubblica, investimenti per le case, così. Io vi ringrazio per questa esperienza. Comunque, diciamo che la cosa più interessante per concludere, penso che potrebbe essere un momento che magari facciamo un po' sul discorso ospedali. Quindi abbiamo fatto un congresso contenzioso con Carito di MSR, molto complicato. E l'altra cosa molto interessante è magari per quello di Giovanni, che sono un grande polo abitativo, sono dei dati. Non so se li facciamo legare, li vediamo, sono complicatissimi, però è un po' di più grosso, quindi non siamo più. A parte lì si poteva ipotizzare anche con gli europei, no? Con certo, il comune aveva questa ipotesi, vediamo se fosse possibile utilizzare. Se avete necessità di approfondire alcuni temi, li cercate. No, mentre l'altra cosa molto interessante, che naturalmente facciamo un po' di buono, le aziende,
solo un minuto, che mi sono contento, ma non sono contento. Cioè, ma questa è una cosa che mi interessa molto. Noi abbiamo usato finora i fondi europei molto orientati alla PM. E anche la filosofia di Stato. Un quadro in cui, come dire, le grandi più o meno facevano da solo, e più hanno bisogno del pubblico per internazionalizzarsi, mettere in centro, trovare, integrarsi. Insomma, quello che abbiamo di fronte oggi è un panorama in cui da Riva, Piaggio, vari pezzi di sulmeccanica, vari sulmeccanica, e a tante altre, diciamo. E così via, queste aziende hanno avuto o hanno momenti di grandissima difficoltà. Poi voi siete un po' l'eccezione, anche per quello che è stato, però se non l'ha visto anche ieri, se non ha avuto dei problemi. E qui ci siamo orientati con i flussi medi, immagino con i corsetti per la parte formazione, cioè anche se, e anche con dei tedeschi che gestisce con me. Conoscete la parte più legata alla formazione nuova, no? L'Unione Europea, che non ci anche qui, la parte economistica, c'è anche la parte lì. Ci siamo orientati a immaginare di costruire dei processi in cui cerchiamo di essere anche supporto, aiuto, stimolo, integrazione alla città della grande impresa, perché l'Unione Europea è la quindi, siccome erano queste che si costruiscono questa strategia, penso che erano molto a lavorare insieme per costruire la legge. Poi, molte di queste azioni sono azioni a banco, no? Ma acquisire informazioni utili per costruire le linee politiche e per iniziare tutto, poi in qualche caso, penso che possiamo fare una cosa diretta, no? In caso che non discorso con voi, che è molto ancora. No, una scelta finale. Sì, ma insomma, sì, è passato troppo tempo per la cultura. No, questo è sicuramente interessante, un'ultimissima cosa veloce. Noi stiamo lavorando anche sul sistema duale di formazione, che in Germania è un classico, quindi degli accordi che prevedono, parliamo di, non solamente di istituti tecnici, ma si può anche vedere sulla breve, triennale. Il sistema duale prevede un periodo di formazione all'interno dell'azienda, si può fare a livello regionale, si può fare a livello nazionale, e poi una certa quota di assorbimento di questi giovani che passano questi 6 mesi, un anno in azienda. È un'attività che stiamo sviluppando anche, soprattutto in Asso Lombarda, cercando di mettere attorno al tavolo, no, il più possibile aziende tedesche, perché il sistema di questo Fashion Training è tedesco, è tipico della Germania, per cui io ho avuto già. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu per finire il tuo percorso scolastico devi avere da 6 mesi a un anno di azienda. È più di un tirocinio, è proprio un percorso di formazione legato ai tuoi studi. Io voglio studio e lavoro. Studi e lavoro. Non lavori, ma fa parte del tuo percorso. Dopodiché, ovviamente, le persone valide. Più facile che rimangano all'interno dell'azienda. Quindi io ho avuto un incontro. Avevate sottoscritto con la Ugolini a Napoli un accordo col sottosegretario. Voi, Elena Ugolini. Panino e noi stiamo costituendo il Politecnico Professionale. Questo quello lo facciamo già. Lo facciamo con l'Accademia di Lusco. Con l'Accademia della Marina Militare, della Mercantile sulla navigazione. È un ITS. Ah, sì, è una cosa che io non ti posso parlare perché noi siamo contatti, ecco, perché sia sul Savonese che qua stiamo lavorando sui tecnico professionali, sono reti, sarebbe la il master, sì, beh, una pellice, una cosa che noi facciamo con la provincia, che è arrivata fuori. Mi fa sapere quando l'indirizzo io la persona e confidarlo, e credo che
faccio 2 anni, di cui 6 mesi a terra, 6 mesi a polo, 6 mesi a terra, 6 mesi a polo, ma così tipo, 6 mesi. Dunque dopo 2 mesi stanno più di 6 mesi a bordo e c'è subito la prima selezione. Sì, quindi è un processo formativo teorico. Assolutamente, anche su aula c'è in sostanza poi la presenza degli amatori e quindi sono le aziende che danno i profili e il risultato è ovviamente di quasi 100%. Qui noi abbiamo 32.000 tra tecnici e professionali di studenti. Poi lì c'è un tema che è quello contrattuale, perché da sempre l'armamento finanzia il fondo per i livelli ufficiali. Quindi invece di pagare tutto la livello ufficiale, l'Accademia utilizza il fondo, le persone in navigazione proprio vengono pagate. Ovviamente tutto questo immaginare i nostri studenti, sia nel triennale che nella scuola superiore, tutto questo non c'è, anzi c'è il problema della situazione. Però su questo modello noi stiamo lavorando per provare a trovare dei sistemi di mediazione rispetto al duale tedesco. Noi abbiamo un accordo con Bayer, Bass, Deutsche Bank, un gruppo di... Grazie a voi. Grazie. Anche lui, accompagnate, poi c'è questo 110 minuti.